presso l'antica cattedrale di Massalubrense, la prima di Io, Maria Maddalena, la passione di Cristo nel racconto di una donna. Now hard to hold the secret code the devil plays with the Lord, but you don't really care for music, do ya? It go like this, I care the code, the minute for the hand of you, loving him and begging hallelujah, 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 hallelujah. Tanto per iniziare, non sono una signora. Non mi piace quando si è imprecisi. Io mi sforzo di essere puntuale, anche se non è detto che sempre ci riesca. Una donna, se proprio avessi scelto di essere donna, sembra non ricevere nessun rispetto se non porta una fede al dito. Ma credete davvero che io sarei stato indeciso e debole, come mi hanno descritto i suoi seguaci? Ha! Mi viene da ridere al sol pensiero. Niente di più falso. Io ero un procuratore romano, anzi il procuratore romano di quella remota regione dell'impero, il dittatore per eccellenza di quell'apprezzamento di terra, e di certo non me ne sarei stato mai, né avrei mai potuto lavarmene le mani. Tenevi mostra inda a quando era piccirill e breve notte ma pigliavano all'anima, ma facevano a paura, venivano mentre rumeva vicino a mamma e mi sudava l'uccannendo son e s'aizzava, ma carazzava, ma pigliava in braccio e mi diceva: non è niente a mamma, non è niente, è solo un brutto suono. Gesù. O delirio. Non capiva niente più. 40 giorni e 40 nottate, là, fosse successa tutto quanto, eppure a me, pur io ero nonna, predicavo, tutti mi dicevano che io ero figlio di Dio, ma si erano scordate che mi era fatto omma. O deserto, cagna nonna per sempre, cagnarinta dinta all'anima. Presso l'antica cattedrale di Massalubrense, la prima di Io, Maria Maddalena, la passione di Cristo nel racconto di una donna. Ne parliamo con gli attori Nello Mascia e Rosaria De Cicco. È molto emozionata per il fatto che la penisola sorrentina ospiti questo esperimento, vedere i personaggi della Bibbia da un punto di vista umano, da un punto di vista laico, e soprattutto centrati un po' nella nostra, inglobati nella nostra terra. Abbiamo immaginato che questi monologhi scritti da Elisabetta Fiorito, una giornalista di Radio 24 nonché scrittrice per Mondadori, questi monologhi siano stati tradotti in napoletano, perché in fondo la nostra provincia è una provincia che è sempre stata occupata, conquistata, scarpesata, come diciamo a Napoli, e in fondo la Giudea dell'epoca lo era, c'era l'impero romano che la faceva da padrone, e quindi abbiamo pensato che, a parte un paio di monologhi che sono più universali o comunque che rappresentano personaggi come quello che interpreta
il mio mentore Nello Mascia, che è appunto Pilato, che è l'invasore, tutti gli altri personaggi, essendo personaggi del luogo, quindi personaggi conquistati, compreso Gesù Cristo, nativo della Giudea, ebreo, parlino invece in lingua napoletana. Veniamo appunto dal tuo mentore Nello Mascia. Ha detto tutto Rosaria, voglio dire, io la ringrazio perché è stata lei che mi ha invitato a fare questa serata, sono molto contento e devo dire che poi questo personaggio di Pilato è scritto straordinariamente bene, perché riassume, diciamo, in 3-4 minuti di monologo tutta una storia, una vita. E a un certo punto mi è venuto anche in mente, che so, alcuni paragoni nobili come il Macbeth di Shakespeare, no? Quando questo personaggio acquisisce una consapevolezza dei suoi misfatti e ci soffre molto. È scritto molto bene e diciamo, devo lodare molto questa autrice che per mia colpa io non conoscevo. Un evento molto particolare, una visione diversa e soprattutto dei testi davvero meravigliosi. Dei testi molto belli, io mi sono innamorato di questi testi appena li ho letti. Devo dire che l'autrice Elisabetta Fiorito ha fatto un bellissimo lavoro, ma soprattutto Rosaria De Cicco, che ne è protagonista, ma anche traduttrice in lingua napoletana di questi testi che tra poco andranno in scena e spero emozioneranno il pubblico. Quando parliamo di emozione ovviamente facciamo anche riferimento alla lingua napoletana che prende emotivamente anche questo evento. Infatti penso che i testi appunto tradotti in lingua napoletana influiscono molto per la riuscita dello spettacolo. Quanto è stato coinvolgente dal punto di vista emotivo essere sia attore che organizzatore? Devo dire tantissimo, io sono abituato ad organizzare perché fortunatamente ho la possibilità di mettere su tanti eventi, ma per questo devo dire che insomma sono particolarmente emozionato perché oltre a mettere sull'evento vicino ho degli attori meravigliosi, ho dei compagni di scena veramente eccezionali. E quindi per me è un onore condividere la scena con il signor Nello Mascia, con la signora De Cicco, con Massimo Masiello e poi Francesca Maresca, insomma, Francesco Viglietti, Salvatore Catanese, insomma, una bellissima squadra. Devo dire che forse oltre ai testi questo spettacolo viene fuori e soprattutto emoziona perché tra di noi stiamo veramente bene e ci emozioniamo a vicenda e quindi sono anche molto emozionato. Devo ringraziare per questa prima l'assessore Giovanna Staiano del comune di Massalubrense che ha creduto subito in questo progetto ideato da Pina Bonfantini e quindi niente, sono emozionato. E devo dire che dopo l'anteprima tenutasi a Villa Fiorentino il 22 marzo, spero che questa prima emozioni il pubblico come giovedì è successo a Villa Fiorentino. Beh, stasera uno spettacolo emozionante in questa cattedrale che è magnifica tra le altre cose. Ho colto l'invito di Rosaria De Cicco e Marco Palmieri per essere qui stasera, tra le altre cose un monologo meraviglioso scritto da Elisabetta Fiorito, che è quello di Gesù Cristo, nel momento in cui proprio la crocifissione. E tradotto però in napoletano da Rosaria De Cicco, devo dire, ha fatto una traduzione molto 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 fedele. Quando l'ho letto la prima volta sono rimasto molto colpito. Potrebbe sembrare quasi blasfemo, ma non lo è. Essendo una laica, insomma, chi l'ha scritta, l'autrice, ha tenuto soprattutto a mettere in evidenza il lato umano di Cristo, che esce fuori proprio dal monologo. Fondamentalmente poi ecco un uomo, figlio di Dio, ma fatto uomo, fondamentalmente è quello. Allora, io Maria Maddalena, diciamo che io sono la colonna sonora di questo spettacolo. Mi è stato affidato questo ruolo molto bello, tra l'altro con brani molto molto importanti, perché portiamo come musiche l'Alleluia di Leonard Cohen,
dei brani tratti da Jesus Christ Superstar e da Sister Act. È un po' un contrasto perché loro recitano anche in napoletano ed io canto completamente in lingua internazionale, però è molto bello e molto interessante. Leitmotiv ovviamente il filo conduttore è l'emozione. Cosa senti quando canti questi brani? Ma sai, poi farlo in chiesa è ancora più emozionante. Sicuramente sono brani importanti, sono brani anche che hanno un significato molto forte, ma tutto lo spettacolo. Lo spettacolo ci fa molto riflettere perché è un point of view, un punto di vista differente, cioè guardare quello che è una storia così antica attraverso un'altra visione così attuale ma così realmente ancora contemporanea. Ovviamente è sempre molto importante avere eventi come questo per il comune di Massalubrense. Sì, noi siamo sempre alla ricerca di eventi particolari che riescono in qualche modo a coniugare cultura e tradizione, quindi per le festività pasquali abbiamo scelto questo spettacolo perché ci sembrava l'ideale per rispettare questi principi che cerchiamo. Parlava di scelta anche perché grazie a questi eventi si crea una sinergia tra quello che ovviamente è la religione ma soprattutto anche la bella arte. Sì, sicuramente, infatti questo è uno spettacolo in cui c'è teatro, cultura, ma non viene assolutamente trascurata la spiritualità che costituisce comunque un momento fondamentale soprattutto adesso che è la Settimana Santa. Grazie a tutti, grazie a Marco che ha scelto Massalubrense, perché non è così scontato quando c'è un progetto così importante con artisti così di rilievo. Forse Massalubrense non è conosciuta da tutti, è un po' lontana geograficamente, invece Marco crede che a Massa si possa fare cultura e tradizione, quindi io vi ringrazio veramente di cuore a nome di tutta l'amministrazione, grazie. Presso l'associazione Guapa Napoli il convegno Stalking Anticamera del Femminicidio. Siamo qui con Marta Del Giudice, presidente di Guapa Napoli. Parliamo di un tema molto importante, che è quello dello stalking, e lo facciamo ovviamente creando anche una sinergia con quelli che sono tante professioni insieme. Certo, abbiamo avuto un invito da Valentina Varrella per organizzare in associazione con la nostra associazione questa, chiamiamola tavola rotonda, per affrontare lo stalking in una maniera un po' diversa, quindi in maniera seria, perché avremo un magistrato, un avvocato che parleranno di quella che è la normativa e di come viene anche applicata. Però in una maniera anche diversa e più leggera, perché abbiamo la presenza di due spettacoli teatrali e poi c'è di due appunto spettacoli teatrali e poi la presentazione di un libro che tratta questo tema, quindi vedere come si può trattare lo stesso tema in maniera diversa, non soltanto con una tavola istituzionale, diciamo, anche perché poi noi siamo un'associazione culturale, quindi non organizziamo convegni, non siamo del mestiere, pur essendo io un medico legale e specialista in criminologia clinica, ma in questo momento la mia funzione è semplicemente quella di presidente di questa associazione. Sì, io ho fatto questo intervento che ho scritto per il teatro, ma anche per l'università, in cui racconto come c'era bisogno di una norma, che ormai ha quasi 9 anni, perché è del 2009, perché prima chi molestava in modo persecutorio le donne era punito in modo ridicolo, insomma. Non c'era neanche la possibilità di irrogare misure cautelari, quindi bisognava aspettare la sentenza definitiva, che spesso arrivava dopo anni. Oggi invece abbiamo una buona norma, con degli aggiustamenti di 4 anni dopo, del 13, però io dico sempre attenzione a non abusarne, perché tante volte la procura diventa un po' come la posta del cuore dei fatti vostri, di strano amore, gente delusa, abbandonata, tradita, viene da noi e denuncia per stalking, per atti persecutori, si riempiono la bocca di questo barbarismo. Io direi quindi non va strumentalizzata, perché quindi noi magistrati, noi in generale operatori del diritto, dobbiamo stare attenti a riconoscere quello che veramente è persecuzione da quello che può essere un modo per accelerare i tempi dei processi. Parliamo ovviamente dello stalking, di questo convegno così importante, non a caso qui un avvocato. Sì, infatti oggi ci troviamo qui e sono molto onorata per l'invito che mi è stato concesso, perché ci troviamo qui a parlare dello stalking, che poi fondamentalmente è un termine coniato di etimologia anglofona
che viene ricondotta al nostro codice penale, articolo 612 bis, in quanto il legislatore è stato molto attento con la legge del 2009, la numero 38, nel voler appunto dare un monito a tutti coloro i quali effettuassero quindi questi atti persecutori nei confronti delle persone deboli fondamentalmente, ma nel nostro caso di specie ancora di più l'attenzione la dobbiamo dare per i disabili, per i minori, ma soprattutto per le donne. È chiaro che ad oggi è una tematica così variegata e potremmo parlare veramente all'infinito nonostante gli strumenti giuridici, quindi la tutela normativa sia presente, in quanto noi ci adattiamo anche a quelli che sono gli strumenti di matrice sovranazionale e internazionale, però dobbiamo dare comunque un grande cenno soprattutto alle donne che devono avere appunto la forza di poter denunciare questo purtroppo è il vuoto normativo che ad oggi siamo qui riuniti proprio per poter discorrere in merito a questa forza che noi dobbiamo dare alle donne di poter denunciare questi atti persecutori che molto spesso vanno a incidere su quello che è il profilo psicologico, no, delle donne, al punto da creare delle turbative, quindi appunto da creare dei turbamenti d'animo e, che giustamente le mettono in una condizione di non poter addirittura vivere. Parliamo ovviamente dell'evento Stalking, anticamera del femminicidio. Ovviamente si parla di stalking, un tema sempre molto attuale ed è importante parlarne. Sì, è importantissimo parlare perché lo stalking fa parte di tutta una serie di abusi psicologici che molto spesso conducono ad atti molto efferati come il femminicidio, alle stragi familiari, anche il suicidio, perché ad esempio prendiamo il mobbing che è tutta un'altra cosa, però molto spesso chi subisce il mobbing o il bullismo online come questi ragazzi poi riescono soltanto a fare una cosa, distruggere se stessi, annullare se stessi. Lo stalking, come tutte le violenze psicologiche, annulla l'autostima di una persona e la spinge a fare gesti inconsulti, ad essere completamente spaesata nella gestione della propria vita, anche perché isolata e priva di riferimenti. Quindi molto spesso la vittima di stalking diventa anche vittima di efferati omicidi, come abbiamo per esempio adesso visto a Cisterna di Latina, dove addirittura è stata sterminata completamente una famiglia. Ovviamente per lo stalking è molto importante parlarne, la prevenzione, la promozione del benessere per queste donne. Quanto è importante invece la scrittura? La scrittura è importante anche per liberare se stessi dalle proprie paure, non aver timore di sentirsi soli, non aver paura di gridare al mondo che non siamo le uniche persone che hanno subito o che subiscono violenza psicologica, perché la violenza psicologica, lo stalking e tutte le altre tipi di violenze psicologiche come il mobbing, appunto, il gaslighting e tutto questo tipo di violenze sono un male sottile, sono come un gas che ci compenetra nella società, che ammala i rapporti e dai quali dobbiamo uscire con la prevenzione, appunto. Ma poco gorilla, ma
Siamo qui nella meravigliosa location del Gambrinus per festeggiare un compleanno importante, quello del tenore Luca Lupoli. Ciao Luca. Salve, buonasera. Ovviamente qui con noi Olga De Maio, soprano. Buonasera. Luca, un compleanno molto molto particolare, con tanta arte, tanta magia. Beh, diciamo sì, festeggiamo questo mezzo secolo di vita, ma soprattutto voglio festeggiare, ecco, l'allegria e la condivisione con tanti amici e di tutto, dei traguardi che abbiamo raggiunto, insomma, artistici, soddisfazioni, gratificazioni di vita. Quindi questa è la cosa più bella per me, insomma. Olga, come accompagnare in questo, come da un punto di vista emotivo, quanto coinvolgimento c'è nell'accostare Luca in questi momenti? Noi siamo, diciamo così, affiatatissimi, perché da tanti anni che cantiamo insieme, ci esibiamo in tanti spettacoli, siamo artisti del San Carlo e quindi ovviamente il compleanno è un'occasione in più per festeggiare. Luca, parliamo di quelli che sono i tuoi progetti futuri. Sì, i prossimi progetti futuri saranno quelli di riproporre il format luoghi storici e musica, quindi le visite guidate nelle location storiche più belle di Napoli, abbinati sempre al concerto, al momento musicale. Questo ha avuto molto successo l'anno scorso. Prossimamente saremo ospiti poi del Galà della Ginnastica a Riccione come artisti lirici, e anche quella sarà una meta molto importante. Poi con il San Carlo avremo dei prossimi spettacoli per la stagione lirica, prossimi concerti al Teatro San Carluccio e insomma altri progetti poi in via di realizzazione, di definizione. Olga, ovviamente noi siamo qui con la TV, utilizza la TV per dare un augurio speciale a Luca. Ma che cosa posso dirgli se non auguri di cuore, ovviamente, perché io sono compagna anche di vita, ma soprattutto gli auguro di realizzare tutti quelli che sono i sogni che ha nel cuore. Luca, ovviamente il successo di un evento sta sempre in una sinergia di persone che vanno assolutamente ringraziate. Allora, vorrei ringraziare tutti gli amici che sono intervenuti a questo momento così importante, i miei parenti, e insomma la cosa bella è condividere sempre insieme non solo i traguardi della vita, ma anche proprio i successi artistici. Quindi ecco, vorrei coinvolgere tutti quanti in un applauso, un ringraziamento generale e sempre ad Maiora. Grazie. Termina qui una nuova puntata di Eventi in Anteprima TV. Se volete riguardare la puntata potete farlo su anteprimatv.com.